Grande successo della quinta conferenza economica della CIA a Lecce. Il presidente della CIA Giuseppe Politi lancia un chiaro monito alle istituzioni: più attenzione all'agricoltura, ribadita l'esigenza di unità nel mondo agricolo. Il ministro delle politiche agricole Francesco Saverio Romano annuncia misure per le aziende agricole oppresse dai debiti. Riforma della PAC e nuova politica agraria nazionale sono le sfide decisive per il futuro dell'agricoltura italiana. Bentrovati al nuovo appuntamento con CEINFORMA in TV. Questa puntata sarà dedicata interamente alla quinta conferenza economica della CIA a Lecce. I lavori si sono svolti il 9 e il 10 giugno scorsi e hanno visto la partecipazione di oltre 1000 persone, tra le quali numerosi rappresentanti delle istituzioni europee, nazionali e locali, del mondo economico, cooperativo, sindacale e scientifico. Il presidente nazionale della CIA, Giuseppe Politi, ha lanciato un vibrante appello a governo, Parlamento e regioni affinché rivolgano una maggiore attenzione all'agricoltura italiana. Politi ha anche rinnovato l'invito per un processo unitario del mondo agricolo. Significativi gli interventi dei ministri delle politiche agricole Francesco Saverio Romano e dei rapporti con le regioni Raffaele Fitto, del commissario europeo all'agricoltura Dacian Ciolos e del presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo Paolo De Castro. Vediamo il servizio. Uniti per un'agricoltura più forte. E questo è il messaggio lanciato dalla CIA riunita a Lecce per la quinta conferenza economica annuale. Dal palco allestito nel Castello Carlo V, il presidente Giuseppe Politi ha rilanciato l'importanza oggi di lavorare per l'unità delle organizzazioni agricole. Di fronte alle sfide della PAC post 2013 e della nuova politica agraria nazionale, ha detto, è indispensabile stare insieme, presentarsi ai tavoli decisionali con una sola voce, forte e autorevole. Un invito raccolto e confermato dai rappresentanti delle istituzioni ospiti della convention: il ministro delle politiche agricole Francesco Saverio Romano, il ministro per i rapporti con le regioni Raffaele Fitto, il presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo Paolo De Castro. Ma nella due giorni pugliese il settore primario è stato sottoposto a un check-up completo. Da ricambio generazionale ai mercati, da lavoro al federalismo, moltissime sono state le analisi e le proposte giunte a Lecce. Romano, in particolare, ha parlato esplicitamente di ganasce fiscali sulle imprese agricole, promettendo interventi ad hoc per salvare le aziende più indebitate e che rischiano la chiusura. Non solo economia però, il meeting di Lecce ha avuto anche momenti di svago, uno su tutti lo spettacolo di Albano, che con il suo concerto all'Anfiteatro Romano in Piazza Sant'Oronzo ha chiuso il forum nazionale della CIA. Al termine della conferenza economica della CIA abbiamo raccolto le dichiarazioni dei ministri delle politiche agricole Francesco Saverio Romano e dei rapporti con le regioni Raffaele Fitto e del presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo Paolo De Castro. Sentiamole. Anch'io auspico l'unità delle organizzazioni di categoria, ma auspico soprattutto l'unità della proposta politica del nostro Paese. In un momento in cui andiamo a riscrivere la politica agricola comune, non si può che essere insieme da Canicattì a Bolzano a scrivere la politica del nostro paese, e questo lo devono fare tutti gli attori scena. Noi facciamo il forum a novembre proprio per questa ragione, affinché al di là delle funzioni e delle competenze si possa parlare con una sola voce. Per quanto riguarda il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, abbiamo iniziato un percorso con le regioni di concentrazione dell'uso delle risorse, modificando sostanzialmente quelli che erano i limiti originari. La CIA ci sollecita in questo senso anche per quanto riguarda il piano di sviluppo rurale. Io penso che, se le regioni lo riteranno opportuno, con il governo, con il ministro Romano, si potrà fare un analogo lavoro anche in questa direzione. E quali sono invece le conseguenze del federalismo fiscale in agricoltura? Una maggiore responsabilità, quindi non vedo conseguenze problematiche. La responsabilizzazione delle classi dirigenti porta inevitabilmente al miglioramento della qualità della spesa pubblica. Questa PAC nuova, la PAC post 2013, il rapporto DES che abbiamo approvato in Parlamento, va nella direzione di un maggiore sostegno ai giovani. Lo abbiamo detto chiaro, non a caso il SEJA, l'Organizzazione Europea dei Giovani, ha voluto proprio ringraziare il Parlamento, perché stiamo andando nella direzione che lui voleva. Non solo un aiutino nel secondo pilastro come esiste oggi, ma strumenti anche nel primo pilastro per sostenere la forza dei giovani. È evidente che
I giovani sono la nostra speranza per un'agricoltura forte, competitiva, legata alle qualità, legata alle grandi sfide che questo settore deve portare avanti. Quindi io sono speranzoso che anche grazie a questa nuova PAC ci possa essere una maggiore presenza dei giovani, perché oggettivamente sono davvero pochi e noi abbiamo bisogno di sostenerli. Adesso ascoltiamo un'intervista del presidente della CIA Giuseppe Politi, che sintetizza le proposte e le indicazioni emerse dalla conferenza economica di Lecce per aprire nuove prospettive di sviluppo per l'agricoltura italiana. Ascoltiamola. Quale messaggio esce da questa quinta conferenza economica della CIA? Ma un messaggio, come dire, di un'agricoltura sicuramente in difficoltà, un'agricoltura che come dire, ha difficoltà soprattutto sul reddito degli agricoltori e quindi dall'equilibrio che non c'è tra costi per produrre e prezzi ricavati nel momento in cui questi prodotti vanno sui mercati, però anche un messaggio che se l'agricoltura è adeguatamente valorizzata, se come dire, ci stanno tutte quelle iniziative di carattere legislativo ed economico capaci di ridurre i costi di produzione e quindi rendere più competitivo le nostre produzioni sui mercati interni e internazionali, ecco, l'agricoltura, nonostante queste difficoltà, può dare un grosso contributo allo sviluppo dell'economia della società italiana ed europea. Nella sua relazione ha fatto appello a una maggiore attenzione delle istituzioni per il mondo agricolo. Cosa dovrebbero fare effettivamente per il rilancio del settore primario? Ma noi diciamo che affermiamo con forza che nelle situazioni di difficoltà ognuno deve fare fino in fondo il proprio mestiere, quindi gli agricoltori devono continuare a impegnarsi a fare un'agricoltura di qualità, a garantire la sicurezza alimentare e la biodiversità. Compete agli altri, in questo caso a chi fa scelte di governo, creare le condizioni perché questi prodotti vengano valorizzati sui mercati e diano delle certezze di carattere economico attraverso il reddito agli agricoltori. Come? Tutelando questi prodotti sui mercati interni e internazionali, di qua ne discende come dire, la forte nostra volontà per ciò che riguarda l'origine, l'etichettatura dei prodotti, la tracciabilità degli stessi, e quello che sta avvenendo in questi giorni, diciamo, con le emergenze sanitarie confermano ancora di più questa necessità. Un altro messaggio forte che esce dalla nostra quinta conferenza economica è quella di rivolto anche alle altre organizzazioni professionali agricole, al mondo della cooperazione, per dire cerchiamo di fare sistema, cerchiamo di mettere insieme, diciamo, ciò che unisce, partendo soprattutto dal prodotto, dal valore del prodotto, per cercare di valorizzarlo al meglio e dare più forza anche contrattuale alla produzione agricola e agli agricoltori. Siamo giunti alla conclusione della trasmissione. Vi ringraziamo per la gentile attenzione e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di CIA Informa in TV. Arrivederci.